Claudio Rossi, presidente di Tecnocanapa per Affari Italiani. Siamo a The Impact Night, un evento che presenta alcuni dei più innovativi progetti di sostenibilità sociale, tra cui Tecnocanapa. Sì, esattamente. Ma Tecnocanapa è una startup innovativa a vocazione sociale, perché noi nasciamo nell'ambito della cooperazione sociale e delle imprese sociali. E Tecnocanapa, startup innovativa perché? Perché sta progettando un impianto per la stigliatura mobile della canapa, cioè per l'utilizzo industriale dei derivati dei prodotti della canapa, in particolare del canapolo e della fibra, ovvero sia l'impianto, un impianto abbastanza complesso e articolato, meccanico, cioè la meccanizzazione di quello che una volta era il processo che in Italia si faceva negli anni 30 e 40 attraverso la macerazione biologica della canapa utilizzando le anse dei fiumi. Oggi evidentemente i costi di quelle operazioni sono diventati, da un punto di vista proprio del costo di produzione, molto elevati. C'è un ritorno all'utilizzo della canapa per usi industriali e faccio alcuni esempi molto, molto pratici, che sono: per la parte del canapolo, quindi la parte legnosa della canapa, viene utilizzata nella bioarchitettura, nella bioedilizia, quindi con materiali per la suddivisione degli appartamenti piuttosto che i cappotti, eccetera, in quanto la canapa, il canapolo ha delle tecniche, delle caratteristiche tecniche molto importanti dal punto di vista dell'assorbimento della CO2, del mantenimento del microclima nell'ambiente, eccetera. Il canapolo è anche utilizzato, per esempio, nell'utilizzo delle lettiere per animali domestici oppure per i cavalli. La fibra, che è l'altro derivato della pianta della canapa, invece viene utilizzato come sostituto delle bioplastiche, vengono utilizzate, per esempio, vengono fatti materassini in fibre di canapa, per esempio per realizzare delle materie bioplastiche. In questo caso nell'automotive c'è molto interesse da questo punto di vista, la Mercedes già utilizza questo materiale all'interno delle proprie automobili, viene utilizzata anche per la parte tessile, questa è abbastanza canonica come suo utilizzo, e viene utilizzata appunto nella realizzazione di bioplastiche. Uno degli sbocchi importanti che la fibra di canapa ha è, per esempio, tutta la parte del packaging industriale.